questa edizione di Pillole di Sport speciale Formula 1. Questo è l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva ed è stato un Gran Premio ricco di eventi, ma eventi che sono stati davvero importanti perché hanno scombussolato sia la gara ma soprattutto l'esito finale. Ma come al solito andiamo con ordine. Il Gran Premio di Formula 1 è stato vinto da George Russell, anzi per meglio dire era stato vinto da George Russell, visto e considerato che il pilota è stato poi squalificato e come andremo a vedere nella norma precisa per quanto riguarda l'articolo 4.1 per presunta irrogazione sbagliata del peso, questo ha comportato la squalifica immediata. Però andiamo con ordine. Il pilota inglese della Mercedes ha utilizzato una sola sosta sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, realizzando così un vero e proprio capolavoro sia di intuizione tattica sia per quanto riguarda l'intuizione strategica. In seconda posizione è raggiunto uno strepitoso Lewis Hamilton, sempre sulla Mercedes, e terza posizione per Oscar Piastri della McLaren. La Ferrari ha annaspato, ha avuto un principio di strategia importante per poi crollare miseramente su se stessa nella seconda parte di gara, subendo prima il sorpasso di Russell, poi su quello di Piastri e poi anche quello di Hamilton. La cosa divertente è che Max Verstappen, con tutto che era partito undicesimo, ha chiuso in quinta posizione, rivelata poi quarta. Male invece a Carlos Sainz, con una differente strategia di gara che però non ha per niente pagato. La partenza è stata a cannone con Charles Leclerc che aveva chiuso gli spazi e Lewis Hamilton che con la sua Mercedes ha superato nettamente la Red Bull di Sergio Perez. Anche in questo momento, in questo Gran Premio, Perez ne è stato, diciamo, un po' disastroso, visto e considerato che dalla sua seconda posizione è precipitato addirittura indietro. Male anche Lando Norris, il pilota inglese, ancora una volta non è riuscito a scappare bene e di conseguenza aveva perso addirittura tre posizioni allo start. Nel centro della pista, quindi ovvero dalla decima posizione in poi, Max Verstappen ha avuto immediatamente un ottimo spunto per poter arrivare così alla sua inizio di rimonta. Dal terzo giro in poi, Lewis Hamilton è riuscito a superare Charles Leclerc con una Ferrari che è rimasta piantata sull'asfalto, come se la velocità della Mercedes numero 44 fosse il doppio della Ferrari numero 16. L'unico ritiro di questo Gran Premio è stato ufficializzato al giro 4, quando Zhou Huaiyang della Stack F1 si è dovuto ritirare a causa di un problema di natura idraulica. Dopo il sorpasso subito, Charles Leclerc non è riuscito ad avvicinarsi a Lewis Hamilton, in quanto l'inglese ha iniziato ad avere giri veloci sempre più importanti e sempre più duraturi. Questo ha provocato un duplice cambio per quanto riguarda la Mercedes, una strategia differente che ha dato anche la doppietta finale, cosa che poi purtroppo non è stata effettuata, anzi non è stata cancellata. Però la strategia della Mercedes nei confronti delle altre scuderie è stata perfetta. Per quanto riguarda il primo giro di sosta, tutti quanti avevano realizzato il passaggio da medium ad hard, Max Verstappen, che era passato con le medie per poi concludere con le hard. Questa duplice strategia ha portato le Mercedes a sopravanzare nettamente le McLaren, dando così l'idea di avere una strategia molto più importante e molto più duratura. Questo ha portato una immediatezza da parte della Ferrari a dover chiudere nei confronti di Hamilton, ma alla fine dei conti non ci è riuscito. Diversificando questa strategia, la Ferrari ha cercato di rimanere almeno davanti a una delle due Mercedes, però il passo gara tra le gomme hard e le gomme medie è stato evidente. Tant'è vero che poi i due ferraristi hanno tirato i remi in barca per poi concludere miseramente dietro ogni sorta di distacco, anche perché alla fine dei conti il gap è stato notevole. Come detto, questa strategia non ha portato a niente nei confronti della Ferrari, ma ha dato un qualcosa di più nei confronti di
Oscar Piastri. Anche qui il pilota australiano non è riuscito, anzi, più che altro, aveva la possibilità di poter vincere, di poter arrivare davanti alle due McLaren, alle due Mercedes, soltanto che dal giro 37 al giro 40 ha avuto una sorta di blackout. Questo blackout è stato poi purtroppo fondamentale nell'arrivo a podio e non a vittoria, perché come abbiamo visto il distacco tra la prima e la terza posizione è stato meno di un secondo. Quindi la vittoria era andata a George Russell, secondo posto per Lewis Hamilton e terzo posto per Oscar Piastri. Ma come visto dopo la sistemazione per quanto riguarda la direzione gara, precisamente con gli steward e la commissione tecnica che hanno visionato la Mercedes dell'inglese, ed è stata risultata con un peso sbagliato di 1,5 kg, incappando così nella violazione dell'articolo 4.1 del regolamento tecnico della FIA con l'inosservanza delle norme sul peso. Di conseguenza la vittoria è andata a Lewis Hamilton davanti ad Oscar Piastri e quindi a Charles Leclerc della Ferrari. Come è cambiata la classifica per quanto riguarda l'ordine d'arrivo? Per quanto riguarda l'ordine d'arrivo degli altri, abbiamo il risollevamento da parte di Max Verstappen, che per quanto riguarda il Gran Premio non è mai stato lontano, ma diciamo che non è riuscito a chiudere bene tutte le strategie. Spesso e volentieri con il suo tecnico Sambianza ha cercato di trovare un minimo di aiuto, un minimo di speranza, ma alla fine dei conti la Red Bull è tornata ad avere un passo indietro rispetto ad altri e ha chiuso, diciamo, a quasi 9 secondi, a 8 secondi e 8, scusate, di distacco appunto da Hamilton. Per quanto riguarda Norris è stata una gara pessima la sua, perché aveva l'obbligo di vincere, poteva farcela e non ci è riuscito. Sainz alla fine dei conti ha portato a casa un risultato equo che alla fine dei conti può essere visto come un buon piazzamento. Stessa identica cosa di Perez, che è partito dalla seconda posizione ha chiuso soltanto in settima. A punti Fernando Alonso con la sua Aston Martin insieme a Esteban Ocon che prende un punto e a Daniel Ricciardo con la Racing Bulls. Come detto, l'unico ritirato è stato giù, ma da segnalare la pessima prestazione della Haas con Nico Hülkenberg nettamente indietro nei confronti del compagno di squadra Kevin Magnussen, mentre Alexander Albon in qualche maniera ha cercato di portare avanti la Aston Williams, anche se alla fine dei conti non ci è riuscito. Quello che però è da capire è la manovrabilità che ci sarà da qui adesso con queste due settimane di pausa a quello del Gran Premio di Olanda. Adesso, come di consueto, andiamo al riepilogo della classifica piloti, prima quella pilota appunto e poi quella costruttore. Max Verstappen rimane sempre leader con 277 punti, secondo posto per Lando Norris a 199 punti, Leclerc a 177 punti in terza posizione, quarto posto con 10 lunghezze di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, che in quarta posizione ha 167 punti. Quinta posizione per Carlos Sainz a 162 punti. Sesta posizione per Lewis Hamilton a 150 punti. Perez, settima posizione a 131 punti. George Russell a 116 punti in ottava posizione. Da qui in poi c'è il primo grande scalino con Fernando Alonso, nono, con 49 punti. Secondo scalino con il decimo posto di Lance Stroll con 24 punti, davanti con 2 punti di vantaggio su Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda. Tredicesima posizione con 12 punti di Daniel Ricciardo. Altro strapiombo con Oliver Berman con il 14esimo con 6 punti a pari merito con Pierre Gasly. Sedicesima posizione per Kevin Magnussen insieme a Esteban Ocon con 5. Chiude a punti e Alexander Albon con 4 punti, sempre a 0, Guan Yu Zhou, Logan Sargeant ed Valtteri Bottas.
Per quanto riguarda la classifica costruttori, abbiamo 408 punti la Red Bull, la McLaren saldamente in seconda posizione con 366 punti, terza posizione con la Ferrari a 345 punti, quarta posizione Mercedes con 266 punti, quinta posizione per Aston Martin a 73 punti, Racing Bulls 34 punti, 27 punti per la Haas, ottava posizione all'Alpine con 11 punti, 4 punti per la Williams e 0 per la Sauber F1. Con questa notizia è tutto, vi auguriamo una serena estate da Pilloli di Sport speciale Formula 1 e ci rivediamo nel weekend esattamente del 25 agosto, quando ci sarà il Gran Premio in Olanda.